punto della situazione, difficoltà, situazione molto complessa. Allora cerchiamo un po' di capire qual è lo stato dell'arte e come si stanno calando questi aiuti del governo e quello che, come dire, bisognerebbe fare di più, Battaglia. Ma la situazione è, da una parte ci sono due aspetti molto semplici, che sono l'andamento dei consumi, perché le nostre imprese, che associamo in generale l'impresa, ha bisogno della domanda, e quindi se ha bisogno della domanda vuole stare aperto. Abbiamo lottato per aprire, il lockdown è finito il 4 maggio, il 18 maggio, abbiamo avuto varie date e quindi siamo stati fiduciosi, alcuni non vedevano l'ora di aprire, abbiamo aperto, abbiamo sanificato, abbiamo preso tutte le misure, in alcuni casi anche misure esponenzialmente super sicure, vediamo gli estetisti, l'autoclave per le attrezzature, insomma. Finito questo mese di passaggio, che è dal 18 di maggio, i consumi hanno recuperato una parte dei bisogni arretrati, poi adesso siamo tornati al solito 30 anni. Però cosa si nota? Che il consumatore medio, il cittadino medio, ha un reddito disponibile minore e contestualmente è anche un po' più cauto negli acquisti, perché vedendo i chiari di luna che si stanno annunciando, di cui poi parliamo, è meglio essere cauti negli acquisti. Quindi c'è un momento di stasi e di crisi non più dovuta a sanitaria, ma è una crisi di domanda e non più di offerta in questo momento. Si soffre ancora intanto per mancanza di liquidità, anche perché non sono arrivate le casse integrazioni che hanno messo in difficoltà i lavoratori, ma a volte anche, sì, gli stessi artigiani. Sì, certo, i numeri ci dicono che al di là delle dichiarazioni del presidente dell'INPS Tridico, ci sono alcune filiere come nell'artigianato, dove ci sono modelli di bilateralità e di ammortizzatori sociali diversi, finanziati sempre dallo Stato, dove le risorse per arrivare sono lente, aspettano dei decreti. Per il momento ci sarebbe un bisogno di circa 1,5 miliardi di euro per coprire fino a maggio gli ammortizzatori sociali dell'artigianato, e ci sono a disposizione meno di 1 miliardo di risorse. Quindi molti lavoratori stanno aspettando queste risorse che arrivino, e dipendenti delle imprese artigiane, molti imprenditori che hanno anticipato questa cassa integrazione stanno aspettando il rimborso anche loro. La situazione non è bella e ci cominciano ad essere anche un po' di nervosismo nell'attesa, perché insomma i guadagni e gli incassi si riducono e le risorse non ci sono sufficienti per tenere in piedi l'equilibrio delle imprese. Fra l'altro in questa situazione tutti i ristori ulteriori che devono arrivare dal decreto rilancio, da questa settimana si possono richiedere, parliamo della PMI, della piccola impresa dell'artigianato, mentre i professionisti hanno anche loro i loro problemi, perché possono prendere 1000 euro solo se sono non iscritti agli ordini e così c'è un po' di confusione anche lì. Per avere questi soldi, che sono legati alla riduzione del fatturato dell'aprile 2020 sul 2019, e dobbiamo fare una selezione per chi ha avuto una riduzione di più del 33%, poi spedire un'istanza con una serie di orpelli burocratici, e quindi anche qui stiamo la burocrazia resta sempre. Conte dice, parla la prossima settimana, di fare il decreto semplificazioni, sì. Speriamo che non nascano ulteriori semplificazioni che complicano già ciò che è complicato, perché questo è un paese che non cancella mai le vecchie normative, ma ne aggiunge. Siamo in attesa. Le aziende, la liquidità l'abbiamo vista con le banche nella scorsa puntata, è stata una selezione naturale. Anche lì molti imprenditori hanno fatto con le risorse proprie, in alcuni casi qui a Bologna marginali, purtroppo anche si sono dovute rivolgere a altri canali, no? Perché il pericolo sempre, certo, delle infiltrazioni sempre, ci sono sempre, però le imprese resistono con le proprie risorse tendenzialmente in questo momento. Quindi altra contraddizione che sta arrivando, sì, è la dichiarazione dei redditi alla scadenza del 30 giugno, ora si annuncia il 20 luglio, ma in realtà non si capisce perché mi fai rinviare tutti i pagamenti del 2020 a settembre 2020 e poi a rate, in 4 rate, e mi imponi di versare il saldo del 2019 e il primo acconto del 2020 il 20 di luglio.
Non è comprensibile. Noi chiediamo di lasciare più risorse dentro le imprese, più risorse ai cittadini per... Anche perché rischio di mettere in difficoltà ancora di più le persone con questa... Assolutamente, perché se io devo alla fine, il 30 giugno, il 20 luglio, devo pagare 10.000 euro a saldo del 2019 e poi versare, non so, un conto di 2.000 euro per il 2020, dovrò fare una scelta. Cassa integrazione, sarà necessario fare un intervento, il governo ne sta parlando, discutendo molto, cioè fare, come dire... procrastinare questa cassa integrazione? Sì, allora, in primo luogo tutte le imprese che già finiranno a metà luglio le 18 settimane previste dai vari decreti devono avere almeno l'allungamento fino al 17 agosto, dove c'è la moratoria dei licenziamenti per motivi economici. E quindi già un intervento va fatto perché tutti possano arrivare il 17 agosto. Poi, e va fatto adesso, perché non stiamo parlando fatto con un decreto urgente, stanziando le risorse, comprese anche quelle europee del fondo SURE, che sono 20 miliardi, che possono sanare anche il passato, no? Tutti i ritardi. Poi, se il 17 di agosto finisce la moratoria dei licenziamenti, giustamente ci sarà una selezione, le imprese che continueranno a lavorare e quindi non hanno bisogno di ammortizzatori, le imprese che sono in difficoltà e possono usufruire di una cassa integrazione che già esiste, che sono gli strumenti ordinari che già esistono, e quindi dare in modo a tutti di dare un paracadute. È chiaro che se poi il governo decide la moratoria arriva al 31 dicembre, ergo tu mi dai le risorse per arrivare fino al 31 dicembre. Non sappiamo se tanti imprenditori, di fronte a questa moratoria continua dei licenziamenti, hanno poi voglia comunque di rimanere aperti dopo il 31 dicembre, perché poi ognuno fa i suoi conti, non è solamente avere i dipendenti che me li paga l'INPS, è anche ce l'ho un mercato, i clienti ce li ho ancora, riesco a far fronte ai miei investimenti, ai miei mutui arretrati? Ecco, la domanda è che si faranno alla fine, la resa dei conti a settembre, all'inizio di ottobre ci sarà. Sicuramente. Ci sono degli annunci, in questo caso la comunicazione come sempre gioca un ruolo importante, a volte anche brutti scherzi, cioè ecobonus, però ancora manca i decreti attuativi, devono uscire quello dell'agenzia delle entrate, non è ancora uscito, poi deve uscire quello a luglio. Adesso si parla dell'IVA, certo. Anche questo rischia in qualche modo di frenare ovviamente la propensione al consumo, dice sto a vedere quello che succede. Certo, sono, come si vuol dire, il governo Conte, e i suoi ministri fanno degli annunci. Il tema è che gli annunci o sono domani mattina l'IVA è calata al 10%, domani mattina è in vigore questa normativa, perfetto. Ma se uno dice vorremmo fare questo, che effetto ha? Che il consumatore dice bene, allora aspetto perché mi costerà meno il capo di abbigliamento, l'autovettura, la vacanza, la casa, eccetera, eccetera. Devo fare delle opere edili? C'è il 110, bene, aspetto, vediamo. E quindi ha un effetto anticiclico, cioè riduce ancora di più i consumi e aumenta la propensione al risparmio. Quindi grande attenzione nel fare questi annunci, come annunci. Dice lei, la concretezza, cioè domani o fra due ore scatta l'IVA. Che ci facciano una sorpresa. L'IVA è calata. Cose già fatte, non siamo molto abituati a me, ma potrebbe essere un'occasione, una novità importante. Avete speso, il mondo dell'impresa, degli artigianati, ha speso tanto per quanto riguarda la sanificazione, no? E quindi il plexiglass, le mascherine, gli strumenti vari, eccetera, eccetera. Si è discusso molto su quali protocolli appunto di sicurezza e quant'altro, e devo dire che imprenditori tutti molto bravi, artigiani tutti molto bravi, e lavoratori molto bravi sul luogo di lavoro. Ecco. Poi dopo si esce. Poi dopo si esce e il controllo sui luoghi sociali esterni è venuto un po' meno, anzi direi che in alcuni contesti sembra che sia successo nel 1920 la pandemia, non due mesi fa, tre mesi fa. E quindi siccome questi soggetti sono bionivoci, sono nel mondo del lavoro ma anche nel mondo libero, delle due l'una, o abbiamo scherzato, o se non abbiamo scherzato bisogna fare in modo che anche nella vita sociale questo distanziamento venga mantenuto, che l'educazione ci sia, perché vediamo che alcuni ambienti, estremizzo, la scuola, dove c'è stata un'attenzione spasmodica, addirittura non si sa nemmeno se si aprirà, come si aprirà, ecco, non pretendo né il modello della scuola, però pretendo un modello di rispetto, perché ogni impresa ha speso 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 euro per avere un ambiente sano,
per rispettare, certo, il cliente, eccetera, eccetera. E il cliente sa di essere rispettato. Il cliente però, quando entra in quell'ambiente di lavoro, deve pensare che c'è un imprenditore che, se lui non è stato attento fuori, può contaminare ribalto il paradigma, contamino il datore di lavoro, l'imprenditore, i suoi dipendenti, che mantengono un certo criterio, perché è vero che non c'è più la responsabilità penale, però comunque, però una malattia contratta durante l'orario di lavoro, contratta da un cliente, eccetera, eccetera, le cause, e noi siamo un paese, certo, con migliaia, centinaia di migliaia di avvocati, sono pronti poi a partire per la tangente, con giudici che a Caltanissetta deciderà in maniera difforme che rispetto a Bolzano. E quindi evitiamo questa cosa. Ci vorrebbe più serietà, ci vorrebbe ritornare un attimo a essere un po' cauti, non troppo cauti, però corretti, onesti, anche per chi è morto, per chi ci ha lasciato, certo, per gli operatori della sanità. Battaglia in questi giorni come il CNA, siete tornati a dare un po' di numeri, no? Fotografia, sondaggi, no? Di quello che è un po' il quadro della situazione, in maniera oggettiva, nel senso, sì, che non è una presa di posizione politica o partitica, no, è oggettiva, sono i numeri. Possiamo essere fiduciosi? Dobbiamo essere molto preoccupati? Allora, la previsione, l'abbiamo fatto fra il 18 maggio e oggi, abbiamo fatto questo sondaggio perché c'era il boom. Ovviamente i cali che si consolidano dopo un mese, anche nelle imprese, quelle che avevano più aspettative, che sono acconciatori estetica, il calo è del 30-40%, anche per motivi legati alla produttività oraria. Prendo l'appuntamento, non possiamo entrare in tre, eccetera, eccetera, devo ripulire dopo, quindi ci vuole più tempo per produrre 10 euro, faccio, certo, per dire. Nel mondo della somministrazione di alimenti e bevande, il piacere di stare in un bar, di mangiare una piadina, una pizza e così via, di fatto devi stare di fronte al bancone, aspettare, poi prendi, vai a mangiarlo lontano, eccetera, eccetera, quindi viene meno anche il piacere di quel momento di svago, come nel bar. E lì stiamo parlando anche del 50, 60, 70%. E poi il mondo dei servizi, lavasecco, meccanici auto e così via, c'è una contrazione dei consumi legata alle abitudini prese in quei tre mesi dove non si poteva uscire, andare e così via, quindi si va con cautela dal meccanico, si va in cautela nel negozio e quindi lentamente. È chiaro che non può rimanere meno 50% medio per 6 mesi, perché meno 50% medio significa perdere milioni di posti di lavoro, e quindi presupponiamo che con luglio, agosto ci sia un miglioramento, un ulteriore miglioramento, anche perché i numeri della pandemia parlano in questo modo, che ci sia più gioia e consumo, certo, no? Per di solito si festeggia, no? Dopo le guerre, certo, dopo le... Certo, si festeggia, vacanza, ecco. Speriamo, è chiaro che comunque rimane che ai primi di ottobre bisogna tirare le somme e ci vuole molta spinta, bisogna aiutare i consumatori, bisogna trovare delle misure che favoriscano il consumo, che incentivino il consumo, con agevolazioni, con opportunità, insomma qualcosa che spinga il consumatore di nuovo a non tesaurizzare, perché in una fase di crisi, con redditi calanti, aumentano i depositi bancari. Quindi noi italiani siamo bravissimi. Esattamente. Quindi c'è bisogno di misure per le imprese, abbiamo già visto prima, ma anche per i consumatori. Quindi diciamo, bene i sussidi, bene i ristori, meno burocrazia, perché anche voi come CNA, come, certo, dire, accanto a quelli che sono tutti i vostri associati, in questo momento state producendo, perché siete prodotto un grandissimo lavoro, però più, certo, la burocrazia c'è e più rallenta, certo, inevitabilmente il lavoro. Però dice, ok, bene tutto questo, però diamo un segnale, cioè bisogna, sì, fare un rilancio, una ripartenza vera. Cioè, una ripartenza vera. Quello che si temeva era, ma siamo in grado di fare questo rilancio, questa ripartenza? Certo, siamo in grado. E allora, gli imprenditori ci sono e hanno voglia di ripartire. I consumatori hanno bisogno di acquisire più fiducia. Il governo deve smettere di fare degli annunci e deve cominciare a mettere a disposizione delle azioni vere di incentivo e di ripresa dell'economia, dando anche una prospettiva. Si parla di investimenti pubblici, si parla, certo, di opere pubbliche, si parla di le infrastrutture anche telematiche, ecco,
Cioè, però basta parlare, basta parlare, bisogna cominciare, usiamo i fondi europei, ce ne sono, cominciamo a mettere più reddito a disposizione del sistema, perché per il momento abbiamo, ripeto, prorogato delle scadenze fiscali, abbiamo rinviato dei mutui, abbiamo chiesto degli ulteriori mutui, no? E il mercato ci dice che con questo andamento forse non riusciamo a pagare quella rateazione, quel mutuo e tutti e i ristori sono al massimo, sono cifre che non arrivano a coprire la perdita del fatturato, perché parliamo di un 20% della differenza di un mese, che è una lotteria. Mettiamo che io fatturavo quel mese di aprile dell'anno scorso, è andata bene, dove dici, ho fatto un grande aprile, prendo tanti soldi, è andata male, per caso avevo fatturato tutto a maggio invece che aprile l'anno scorso, non prendo la mazza. Quindi non può essere così, cioè bisogna che ci sia veramente un progetto per lo sviluppo del paese. Grazie Claudio Pazzaglia per questa analisi. Grazie.